Buonasera a tutti, di nuovo in diretta su Libri, su Libri.tv per questa serata particolare in cui abbiamo avuto soltanto dirette e come abbiamo preannunciato, abbiamo cercato di promuovere sul web questa trasmissione. Siamo in compagnia di Andrea Spinetti e di Sandra D'Alessio. Andrea Spinetti, che conosciamo già, abbiamo avuto varie volte su Libri.tv, una delle vittime del sangue infetto. Questa è la vicenda di cui ci occupiamo, radicale e membro anche lui del Comitato Vittime Sangue Infetto, e Sandra D'Alessio, portavoce. Io penso di presentarla correttamente così, poi mi dirà lei se non è corretto, portavoce del Comitato delle Vittime del Sangue Infetto. Allora, Vicepresidente. è vicepresidente, chiedo scusa, ecco, mi mancava una cosa. Allora, noi ci siamo occupati generalmente di tutta la questione drammatica dei risarcimenti delle vittime di questa denegata giustizia, oltre che malasanità, che appunto è un pochino il leitmotiv di tutta questa vicenda. Oggi cerchiamo di puntare, fermo restando che se ci sono poi aggiornamenti li faranno i nostri ospiti, ovviamente, ma comunque sia l'attenzione un pochino, cerchiamo di puntarla sul presente, quindi in qualche modo sulla prospettiva, sul futuro, per vedere un pochino se questa vicenda drammatica che coinvolge tantissime persone, svariate migliaia di persone, in qualche modo nell'ordinamento, nell'amministrazione, per quanto riguarda regolamenti e così via, abbia prodotto un pochino quello che insomma sono gli errori che, o meglio, abbia prodotto qualcosa di buono, un po' per vedere se si impara un po' dagli errori, se in prospettiva almeno si può sperare che una cosa simile non ricapiti o almeno sia più difficile, insomma. Oh, e in questo senso appunto abbiamo qui i nostri due ospiti e li interpelliamo. E io direi di partire con una cosa appunto che mi ha accennato Andrea, che vorrei appunto che spiegasse al nostro pubblico di Libri.tv, relativo al fatto, come purtroppo spesso accade a altre persone, che quando c'è una di queste vicende particolarmente scomode per organizzazioni, lobby, potentati e così via, che viene denunciata, ecco, chi denuncia, che poi è anche un modo per far conoscere, viene in qualche modo anche attaccato, ci sono dei boicottaggi, ci stanno magari anche qualcosa in rete che non torna. Andrea, ti è successo anche a te qualcosa di simile? Innanzitutto saluto tutti gli ascoltatori di Liberi TV, Voci Radicali, e ringrazio te Gianni per l'ennesimo spazio che ci concedi. Questa volta, come giustamente dicevi te, direi che l'argomento in oggetto non riguarda più tanto il discorso del passato, del discorso ormai trito e ritrito di questi poveri disgraziati di emo danneggiati che non riescono a trovare giustizia. Per il fatto che probabilmente dietro alla vicenda del sangue inferto, al di là degli agnelli sacrificali Guelfo Marcucci e Guido Poggiolini, esistono altre responsabilità ben più allargate. Quindi lo spazio questa sera non vertirà su quello che è stato il passato, del quale peraltro abbiamo già trattato ampiamente. Direi invece quelle che sono le prospettive del presente e del futuribile futuro per quanto concerne il discorso del sistema sangue, cioè della sicurezza del sangue oggi in Italia. O meglio, parlerei addirittura della sicurezza del sangue oggi in Europa, perché come quasi tutte le vicende, ormai tutti gli accordi, tutte le decisioni vengono prese a livello europeo. Direi che la sovranità popolare la stiamo perdendo anche per quanto riguarda, per quanto concerne le scelte in campo sanitario, mi spiego meglio. Recentemente intendo dire nell'ultima legge di stabilità che è stata emanata il 22 di dicembre, combinazione giorno del mio compleanno. E noi ci troviamo a scoprire delle novità come quella dell'introduzione di una norma introdotta dal senatore Cursi, personaggio che tra l'altro appartenente chiaramente al PDL, ex AN, è stato per anni l'eminenza grigia dei rapporti tra lobby farmaceutiche e istituzioni, cioè era quello che prima ha lavorato nella commissione industria e poi è stato per anni l'eminenza grigia della commissione sanità Senato, quella un po' dove si decidono le sorti di
diciamo, del paese. Beh, il senatore Cursi non è stato chiaramente riconfermato nella carica di senatore, diciamo che tutti si sono affrancati da lui proprio in virtù del fatto che lui ha già patteggiato praticamente una tangente di 100.000 euro perché coinvolto appunto in un famoso farmaco del quale si occupò di questa vicenda anche la Luca Coscioni, una persona già presa tra parentesi con le mani nel sacco, e poi è ancora in attesa di giudizio nel procedimento intentato da Guarinello a Torino per quanto concerne lo scandalo Menarini, che è costato allo Stato, alle casse dello Stato, circa 1 miliardo di euro. Fatta questa premessa, il senatore Cursi, per lasciare la sua carica di parlamentare nel modo migliore, cosa ha pensato bene? Ha pensato bene di introdurre una norma che consente di importare plasma e emoderivati prodotti o raccolti in Canada e Stati Uniti, dove, faccio una premessa, è ancora oggi possibile raccogliere sangue mercenario, cioè sangue venduto, addirittura parliamo di una quota di circa il 30%, che è quasi tutto destinato all'esportazione. Quindi l'introduzione di questa norma, che in sostanza bypassa quelle che sono i controlli previsti dalla legge italiana, che è ratifica di quelle che sono le direttive europee, lascia qua alquanto perplessi, anche in virtù del fatto che a gennaio lo stesso Centro Nazionale Sangue e l'Istituto Superiore di Sanità avevano dichiarato o avevano acclamato una presunta autonomia nazionale per quanto concerne il plasma derivato all'industria. Queste sono parole del Centro Nazionale Sangue, che però vengono smentite dal senso che si vuole dare a questa norma, cioè in che direzione va questa norma, se è vero che c'è autosufficienza. Perché tutta questa urgenza a importare plasma dagli Stati Uniti? E soprattutto perché in questa operazione interviene lo Stato attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. Queste sono le domande che noi come Comitato Vittime Sangue Infetto e come Luca Coscioni, perché devo dire che sotto questo profilo, parlando di diritto alla salute, quindi diritto alla cura, e quindi anche necessità di avere trasparenza per quanto riguarda procedimenti così delicati che riguardano la cura di malattie che non sono solamente relative a chi soffre di patologie di base come gli emofilici e talassemici, cioè per emoderivati si intendono anche le immunoglobuline, che sono le antitetaniche. Quindi ormai l'emoderivato è un farmaco che è applicato, diciamo, a largo raggio nella cura di varie patologie. Quindi introdurre una norma del genere, togliendo i controlli seppur documentali dell'AIFA e demandando in sostanza a l'EMA, che è l'Agenzia del Farmaco Europea, che è un'entità che peraltro non sappiamo neanche di che emanazione sia, che recentemente, un paio di giorni fa, proprio in virtù probabilmente di queste importazioni di sangue, ha pensato bene di premunirsi dicendo che è stata fatta una blacklist, cioè di farmaci cosiddetti pericolosi, che verranno muniti di tagliandino nero, e guarda caso in questa blacklist che cosa ci sono? Vaccini e plasma derivati. Ora l'intenzione chiaramente è di chiedere sicuramente risposte in merito a questo tipo di situazione a chi dovrebbe darcele queste risposte, quindi presumo Centro Nazionale Sangue, Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute, della neo ministra Lorenzin. Poi Sandra avrà modo di spiegare un attimino, visto che lei mi sembra che abbia già cercato perlomeno di prendere contatti con il neo ministro, se non altro per metterlo a conoscenza di questa vicenda, che peraltro lei dovrebbe conoscere anche abbastanza bene, visto che è frutto del sacco del suo partito. Quindi, però diciamo che è chiaro che un primo tentativo di conciliazione dovrà ben essere fatto con il Ministero della Salute.
Quindi sicuramente tra gli emofilici, che sono le persone che maggiormente utilizzano questo tipo di prodotti, chiaramente c'è parecchio allarme. Addirittura ci sono persone che minacciano lo sciopero del farmaco. Quindi la situazione è questa qua. La situazione è che ci sono delle discrepanze da quello che viene dichiarato ufficialmente dal Centro Nazionale Sangue, che è l'organismo preposto alla tutela di questo settore, e quelle che sono poi le azioni concrete che si verificano nella realtà dei fatti. Faccio un esempio. Io sono un emofilico e appartengo alla Regione Liguria. La Regione Liguria, da tradizione, partecipa alla convenzione che le regioni che hanno autosufficienza hanno firmato con la ditta Kedrion, che è di proprietà dei Marcucci e che detiene il monopolio della produzione di plasma derivati. Ecco, vorrei capire come mai l'azienda, la Regione Liguria, che si dichiara autosufficiente in materia di plasma destinata all'industria, prepara per me un emo derivato che è prodotto da Behring ed è confezionato in Germania, che guarda caso anch'esso è un paese che prevede ancora, per una quota limitata, non certo quella degli Stati Uniti e del Canada, la raccolta di sangue mercenario, perché purtroppo questa è una brutta abitudine. Nonostante il Consiglio d'Europa e le stesse direttive della CE abbiano considerato il sangue alla stregua degli organi, cioè quindi con diciamo il consiglio e la raccomandazione che il sangue che poi vada a finire in trasformazione sia sangue che provenga da donatori selezionati innanzitutto, e soprattutto che sia virtù di quello che sarebbe il presupposto del famoso farmaco etico di cui si fa bella la bocca la legge 219/2005, che è quella famosa legge che avrebbe dovuto regalarci un sistema sangue all'altezza, proprio in virtù di quello che è successo nel passato. La realtà è che purtroppo pare che la storia scritta sulla nostra pelle non sia servita a nessuno, o forse perché magari l'impunità rende gli appetiti insaziabili. Questo lo vedremo nel tempo. Sicuramente da parte del Comitato Vittime Sangue Infetto e della Luca Coscioni si ha intenzione di andare molto a fondo su questa vicenda. E Sandra, ti la parola. Ma io confermo comunque quanto dice Andrea, nel senso che è veramente drammatica la situazione che si è creata, soprattutto per quanto riguarda il sangue, i vaccini, anche perché chi deve, il controllore spesso volte coincide con il controllato, come diceva anche Andrea, il presidente dell'EMA, e Rasi, che prima era il presidente dell'AIFA. Quindi ci sono tutte cose che comunque non quadrano. Noi adesso stiamo cercando di prendere contatti con la Lorenzin, la quale si è resa disponibile per un colloquio a breve. Vedremo un attimino di gettare le basi, non solo per capire cosa fare dei nostri risarcimenti e via dicendo, ma di come muoverci e come dare la possibilità, soprattutto come aiutare in questo caso il Ministero, dandogli la nostra esperienza, nel senso che comunque noi come Comitato ormai abbiamo un'esperienza che comunque è invidiabile, nel senso anche Andrea è molto preparato, soprattutto sulle normative e quant'altro. Quindi vorremmo cercare di fungere da terzo ente di controllo proprio su queste cose, perché a volte il problema delle nostre normative è che quando tipo questi emendamenti, l'emendamento di Cursi è stato un emendamento infilato all'ultimo momento, quando si è in aula ci sono talmente tanti emendamenti dentro una legge che i senatori, gli addetti ai lavori, mica si mettono a leggere tutte gli emendamenti che vengono messi, e mentre votano delle cose votano anche in mezzo a altre, ed è la stessa cosa che è successa quando hanno praticamente con lo svuota carceri c'è stato il prelievo dal fondo destinato agli emodanneggiati di 24 milioni di euro, quindi per anno
per anno, da 180 milioni è diventato 154, perché 26 milioni sono presi ogni anno per lo svuota carceri. Noi ci siamo accorti di questa norma mentre la stavano votando. Scusami Sandra, faccio una precisazione, è una voce che doveva servire a chiudere il discorso degli OPG, quindi hanno pescato da un fondo che era destinato a un'altra destinazione per destinarlo da un'altra parte. Diciamo che fra tutti i soldi che ci hanno scippato sono forse quelli che maggiormente ci hanno fatto più piacere. Sì, cioè, sì, ma quello che dico io, quello che dico io, Andrea, non sono serviti neanche a chiudere quella pratica lì. Sì, no, ma quello che dico io è un altro, che loro ne approfittano della complessità del sistema, che quando è ora di mettere degli emendamenti infilano nel mucchio dove gli addetti ai lavori non stanno a leggere capo per capo tutto quanto, e spesso in mezzo passano altre cose, e così è passato anche l'emendamento di Cursi, perché nessuno, tutte le persone che noi abbiamo interpretato, nessuno avrebbe mai e mai accettato una normativa del genere, tant'è vero che subito Balduzzi si è opposto, ha fatto un'ordinanza che vietava. Sì, però c'è anche da dire che il ministro Balduzzi, nel momento in cui firmava un'ordinanza, ha fatto partire anche un decreto, zitto zitto, che è già attivo, e con il quale dà in sostanza un colpo al cerchio e un colpo alla botte, cioè nel senso che come AIFA non si prende la responsabilità e la demanda a questa EMA, che è un istituto che non sappiamo neanche da chi dipende, oltretutto non ha manco sede a Bruxelles, ha sede a Londra, dove guarda caso ci sono le major di questo settore, e dove guarda caso c'è anche la residenza di Paolo Marcucci, amministratore delegato di Kedrion, e guarda caso la dirigenza è in mano a Guido Rasi, che è ex presidente dell'AIFA. E quindi quando, visto che noi siamo, visto che noi riusciamo grazie a un lavoro capillare ad accorgerci di tutte queste cosine, abbiamo deciso proprio di orientare l'associazione a ente terzo di vigilanza su tutte queste cose, una sorta di osservatorio tipo Antigone per le carceri, Gianni, tanto per rendere conto, ecco. Sì, proprio perché essendo super partes, noi oggi siamo riusciti ad avere tra virgolette un peso con le istituzioni, nel senso, non dico che mettiamo paura come associazione, però siamo tenuti abbastanza sotto controllo. Ma per quale motivo? Perché comunque noi l'associazione ha scelto proprio all'inizio di non di essere staccata da tutto, di andare avanti con le proprie forze, proprio per non servire due padroni. Quindi anche quando ci sono queste cose qua, noi andiamo giù a muso duro, perché non rischiamo di perdere niente. Noi il bene più prezioso ce l'hanno già tolto, quindi non è per questo che noi ci sentiamo di affrontare un discorso del genere, perché non abbiamo nessun interesse che rischia di venir meno. Sì, riguardo agli interessi e ai conflitti soprattutto, e io volevo esplicitare, stai bene, partendo da Andrea, il discorso del conflitto di interessi con della Cassa Depositi e Prestiti, perché e in che termini? Sì, diciamo che l'aspetto più inquietante, se la devo andare proprio a dire giù dura, è questo conflitto di interessi tra lo Stato, che da una parte dovrebbe teoricamente tutelare, dico teoricamente perché poi ormai è pura teoria, ma sono i dati che lo dicono, e non mi attengo solamente al caso delle vittime del sangue infetto, mi attengo a mille altri casi, che sarebbe veramente, occorrerebbe 8 ore di appuntamento per poterle viscerare tutte, ma comunque consideriamo di vedere l'aspetto sotto il profilo globale. Nel caso fatti specifico, nel discorso plasma derivati, la realtà è questa: che lo Stato, che nega i risarcimenti alle vittime adducendo a una prescrizione che peraltro non era manco prevista dal percorso transattivo inserito con la legge finanziaria del 2007, ma questo, ripeto, è un altro paio di maniche che non voglio affrontare stasera, perché il mio argomento vuole attenersi a un discorso di servizio attinente alla salute pubblica, al presente e al futuro della salute pubblica in materia di plasma derivati.
E la cosa allucinante, appunto, è questo, è questa duplice veste. Da un lato lo Stato che dovrebbe tutelare il cittadino, secondo quelli che sono anche i dettami della Costituzione, e dall'altra parte lo stesso Stato che decide di entrare socio attraverso il Fondo Strategico Italiano, che è un'entità creata da Tremonti e che in sostanza gestisce tutto il patrimonio raccolto attraverso i certificati di deposito che le Poste raccolgono con risparmio dei risparmiatori. Cioè, quindi in sostanza l'investimento del 20% che Cassa Depositi e Prestiti ha fatto nel capitale di Kedrion l'ha fatto con i soldi dei risparmiatori, e sono stati molto furbi in questo senso. È un po' come quando si fa il ricatto: ah sì, mi chiudete l'azienda, però manda a casa 2000 persone, no? Che è generalmente il gioco forza che fanno le aziende quando si trovano in difficoltà. Mi viene in mente l'Ilva, ne potrebbero venire in mente molti altri, dove alla fine il sistema si alimenta su queste anomalie e va avanti così, perché non sono solo gli interessi di Marcucci ma tutti gli interessi dell'indotto di Marcucci. Ho reso l'idea, no Gianni? Sì. E questa è la cosa più ignobile. Poi c'è anche un'altra considerazione. Probabilmente, e qua vado un po' giù duro, e parlo proprio del settore degli emofilici, cioè della categoria degli emofilici, che sono quelli che di emoderivati ci vivono, e probabilmente sentono che puzziamo di cadavere, e quindi di conseguenza la tendenza dell'assistenza sanitaria in questo settore in questo momento è a tenere conto più dell'aspetto economico che non della qualità dell'assistenza. Quindi, sapendo che siamo persone già plurinfettate nella stragrande maggioranza dei casi, che costano molto care allo Stato, e siccome ormai il discorso dell'assistenza sanitaria è in mano alle regioni, diciamo che esiste una legge che teoricamente detta un sentiero, ma poi in realtà è far west, perché a seconda delle latitudini ognuno agisce un po' come vuole, proprio in virtù di quella che è una minor spesa per far fronte a un'esigenza che è quella di curare degli emofilici. Sandra, c'è da aggiungere qualcosa? No, che Andrea ha già detto tutto. Purtroppo siamo veramente nel far west, non ci sono proprio parole. Ci sono troppi conflitti di interessi, ci sono troppe figure delle istituzioni che hanno interessi in questa cosa, e tutto a scapito comunque della salute pubblica. Tutto vengono mischiati, non c'è la separazione dei poteri, che è una cosa che comunque dovrebbe essere garantita. La politica, soprattutto nella nostra vicenda, interferisce con la magistratura, perché comunque le nostre sentenze sono sentenze politiche. Perché? Perché comunque per quanto riguarda gli emodanneggiati ci sono numeri con zeri infiniti, potremmo dire, e quindi le sentenze continuano comunque a darci contro, perché se ci fosse delle sentenze, soprattutto a sezioni unite, sentenze che cambiano l'orientamento, veramente che noi facciamo diventare l'Italia sotto la Grecia, perché comunque sarebbe obbligata a risarcirci tutti quanti. Quindi questa Gianni, cosa... la realtà purtroppo è questa, scusami Sandra se ti prendo, però... la dico proprio di getto, di pancia, è sbagliato, ma purtroppo la dico di pancia, e vorrei che arrivasse alla pancia della gente, perché qua la gente secondo me avrebbe necessità di incazzarsi veramente di fronte a questo tipo di discorsi. È che purtroppo la gente non è abituata ad affrontare dibattiti di questo genere, perché di dibattiti di questo genere in Italia non se ne affronta, e quindi alla fine io vengo molto spesso tacciato come un complottista, ma io dico meglio essere un complottista che essere uno stronzo, perché le mie deduzioni le faccio sempre incrociando i dati e mai perché mi viene in mente qualcosa. Volevo chiudere solamente una cosa per quanto riguarda il discorso dei tribunali. Il problema è questo qua, che se tu sei in vita probabilmente vai incontro a una sentenza negativa, ma se sei morto rischi di prendere un sacco di soldi. Ora, quindi, il concetto è questo qua.
La cosa assurda è che chi prende soldi non sono le vittime, ma i parenti dei deceduti. Cioè, quindi abbiamo persone che, oltre che essere state infettate, dimenticate dallo Stato, muoiono male perché non sanno che esito avrà la loro causa. E questa è la cosa più allucinante. Io mi auguro realmente che passi un reato di tortura configurato nel nostro ordinamento, perché noi ne siamo l'esempio pratico. Ma non solo quello, Andrea, non solo quello, c'è anche un'altra cosa che stiamo studiando comunque ultimamente, e che agli emodanneggiati sta venendo meno proprio il diritto di fare, di prendersi comunque, di andare in causa, di far valere i propri diritti, perché comunque il nostro ordinamento prevede che tu, per chiedere i danni, devi rivolgerti a un avvocato, giustamente, perché non basta che tu sei stato infettato, devi dimostrarlo, devi andare in causa e via dicendo. Più delle volte queste persone sono persone comunque in condizioni non ottimali dal punto di vista economico, aggravato soprattutto oggi dalla crisi. Quindi cosa succede? Che il poveraccio che decide di fare causa perché gli venga riconosciuto il risarcimento del danno si trova davanti a due problemi: uno, che deve andare da un avvocato e quindi lo deve pagare, potrebbe anche rivolgersi a uno che fa il patrocinio gratuito, però poi lì bisogna vedere un attimino se riesce a portare avanti una pratica di questo genere. Dopodiché c'è l'altro problema da affrontare, il contributo unificato, che spesse volte si aggira su 500, 600, 700 euro. Anche lì bisogna vedere quanti oggi ce la fanno a tirare questi soldi. Poi ci sono il problema dei tribunali, che nominano il CTU per fargli fare le perizie, per appurare effettivamente se c'è il danno, che è a carico sempre del poveraccio che è danneggiato, che deve tutelare un suo diritto. E molte volte questi CTU si aggirano circa sui 2.000 euro, ma non è solo quello, si deve pagare anche un CTP, che è un tecnico di parte. Morale della favola: prima che arriva a fine del primo grado di giudizio, il poveraccio che ha preso magari l'epatite o qualunque altro danno che ha subito a causa di mala sanità o qualunque altra cosa, si vede per strada perdere circa una decina, 10.000 euro, 4, 5, 6, comunque è quella la cifra. Ma quanti oggi possono permettersi di fare questa cosa? Alla fine il poveraccio è bastonato due volte, uno perché ha avuto il danno e due perché non se lo può far riconoscere. Quindi in pratica è una giustizia di classe. Ma sì, ma ha lasciato tutto in mano ai tribunali. Cioè, la cosa drammatica, e dico tutte le parti politiche, perché voglio metterci anche a questo punto dentro il Movimento 5 Stelle, perché io al Movimento 5 Stelle ho già mandato tutto da 3 mesi. Cioè, se loro non ritengono che questa non sia un'urgenza, allora Dio mio, e questo rappresenta il nuovo, vuol dire che anche loro probabilmente hanno parecchi limiti, anzi sicuramente hanno parecchi limiti. Aspetto fiducioso, sperando che ci sia un qualche cosa, anche perché capisci bene che quando tu ti trovi a combattere un sistema e ti trovi a dire adesso a chi ci rivolgiamo, a chi ti rivolgi, Gianni? Bello. Cioè, adesso a chi chiediamo? La scorsa legislatura non so quante attività di sindacato ispettivo tra la Maria Antonietta Farina Coscioni e Carla Poretti e tutti gli altri, perché poi erano tutte interpellanze che sono stati controfirmati da tutti, eppure sono rimasti lettera morta, non ho ricevuto manco una risposta dal ministero. Cioè, ormai è abitudine che ormai il Parlamento sia completamente svuotato, questo ormai lo sappiamo da tempo, di quello che ha il suo contenuto, non riesce più a produrre nulla per il cittadino. Il Parlamento potrebbe anche avere 0 personaggi, altro che diminuire il numero dei deputati, possiamo proprio toglierli tutti. Sì, è un panorama drammatico. Volevo che proprio ai fini dell'informazione, la situazione attuale praticamente della provenienza del sangue che gli emofiliaci, comunque sia il sangue che serve in ospedale e così via, la provenienza, cioè proprio l'origine, ecco, qual è e con che modalità praticamente si recupera questo sangue? Io te la giro in maniera molto polemica, facciamole un po' al ministero queste domande, perché io vado per intuizioni, poi vengo tacciato di pazzia,
può darsi anche che ci sia una buona radice di pazzia, perché tu capisci che quando ti trovi a lottare contro dei muri di gomma e fai fatica a dire lotta non violenta. Cioè, io ho contatti quotidiani con le persone e ti posso garantire che è un mare di merda quello che sento, purtroppo. Purtroppo. E... considera io... anche una cosa brutta. Vai Sandra, vai. Considera vai, anche che comunque sono state, in tutti questi anni, sono state disattese completamente le speranze che lo Stato aveva riposto in queste persone che hanno perso il bene più prezioso. E oggi viene da chiedersi, ma se lo Stato, che è il primo che emana le leggi, se questo è uno Stato di diritto, come mai lo stesso Stato che fa le leggi è il primo a non rispettarle? Perché io cittadino devo rispettare le leggi che lo Stato fa e lo Stato stesso non rispetta le leggi che lui stesso emana? Perché lo devo fare io? Questo sì, è quello che c'è un problema proprio di rapporto tra cittadini e istituzioni, che nel nostro caso è completamente deflagrato. Perché anche per la normativa del sangue ci sono le leggi e vengono disattese. Hanno fatto la legge sulla transazione nel 2007, siamo nel 2013 e non è stata. Ma allora perché io cittadino devo pagare le tasse e non delinquere, rispettare le leggi? Ma del resto il mio Stato non fa questo. Vabbè, ma sullo stato di criminalità dello Stato mi sembra che Pannella ne abbia parlato abbondantemente e non è un giorno che lo dice. E quindi per noi radicali questo ragionamento qua è un ragionamento che... No, ma io volevo chiedere se ha dei notizie un pochino di qual era la situazione a livello internazionale, se questo sangue in qualche modo c'è un commercio internazionale che è assolutamente lecito, ecco, come le garanzie negli altri paesi e la provenienza appunto di questo sangue, da dove, da quanto distante, chi è che lo, che materialmente se lo leva dal proprio corpo per donarlo, se ha delle notizie di questo. Vado io? Sì, sì, poi dopo Sandra. Allora, il discorso è così fatto, cioè non esiste una relazione precisa che peraltro dovrebbe fare l'organismo preposto a questo, no? Sono tutta una miriade di dati che arrivano e che vanno interpretati in un'unica direzione, che è quella della solita autocelebrazione, che tutto va bene, tutto è sotto controllo. In realtà non è vero un cazzo che è tutto sotto controllo. Non è sotto controllo per il semplice motivo che ogni regione ragiona con la propria tasca. Quindi ti ripeto, io che teoricamente dovrei fare un prodotto pulito, etico, derivante dal sangue donato e selezionato, in realtà mi trovo a fare un prodotto che arriva dall'estero. Con che criterio arrivi, ti ripeto, non lo so. Mi presumo per una questione di costi, ma lì occorrerebbe avere accesso alle delibere regionali, che molto spesso non sono accessibili. E quindi si va per presunzione, si cerca di essere polemici nel cercare un motivo per... Ma in sostanza noi siamo a fare delle domande oggi al Ministero, non abbiamo delle risposte, abbiamo delle ipotesi, quindi parliamo sempre di ipotesi. L'ipotesi mia, quella che mi sono creata nella testa, è una, che in sostanza questa macchina non si è mai fermata, con più o maggiore intensità a seconda dei momenti, ma non si è mai fermata. Quindi i controlli non so se siano fatti effettivamente, perché qua parliamo di controlli di che genere? Reali? Documentali? Ce lo dovrebbe spiegare il Centro Nazionale Sangue se sono reali e non sono documentali. Io non credo. E poi, se veramente c'è questa autosufficienza dichiarata che tende comunque a consegnarci una situazione, come ripeto, sotto controllo, in che direzione va questa norma? Come mai viene fatta questa norma? E questa è un'altra domanda che vorremmo
cercare di capire da chi si è preso la briga di avallare questo tipo di iniziative. Quindi il problema c'è, esiste, è reale, probabilmente esistono delle motivazioni che per questo momento solamente, sono solamente presunte, perché non c'è stato un contraddittorio con chi dovrebbe fornirci le indicazioni necessarie per dire no, guarda, ti sbagli, oppure sì, guarda, hai ragione. Sandra? Oh, confermo comunque la cosa che ha detto Andrea, è una cosa veramente che lascia senza parole tutta questa situazione. Il problema è non avere un punto di riferimento con cui creare un contraddittorio, perché tutte queste cose a chi le vai a dire? Ci sono sempre cose più urgenti di qualunque altra cosa, sembra che la salute pubblica sia di secondaria importanza, quando comunque sappiamo che non è di secondaria importanza, anche perché dalla sanità italiana ne deriva un business mondiale, anche con le big pharma e con quante altre. Quindi si sa benissimo che dove c'è possibilità di lucrare sicuramente salta fuori sempre qualcosa che non funziona. Stiamo cercando di vedere se con questo ministro ci sia l'apertura, non solo, come dicevamo con Andrea, per polemizzare rispetto alla transazione, ma per vedere affinché gli errori commessi nel passato non si riverifichino, anche perché poi sì, mettiamo pure il triangolino nero sulla scatola dell'infarto. Il problema è che mettendo il triangolino nero loro hanno già uno scarico di responsabilità, perché ti preannunciano che quello è un farmaco i quali effetti non si conoscono, quindi a tuo rischio e pericolo farne uso. In più adesso, già come si sta facendo, che per fare una trasfusione tu devi firmare il consenso informato, adesso poi si finirà per dover fare il consenso informato anche per l'assunzione di emoderivati, proprio a prova del fatto che si scaricano ancora una volta le responsabilità. Tanto per essere chiaro, in caso di difetto di prodotto, a chi ci dobbiamo rivolgere? Ecco, allora, con questa domanda io andrei in conclusione, perché abbiamo ormai sforato parecchio il tempo e vorrei dare ovviamente appuntamento a una nuova serata, perché insomma la cosa è abbastanza importante e vorremmo continuare a seguirla non appena ci saranno novità anche su tutta la vicenda dei rimborsi, dei risarcimenti, anzi, se ci saranno lo so, però insomma c'è un nuovo governo in qualche modo, un nuovo ministro, e anche se qualche cosa concretizzeranno i tentativi di mettersi in contatto appunto con il nuovo ministro della salute. E quindi vi invito fin d'ora appunto su Libri TV per dei nuovi aggiornamenti. Al momento io appunto vi ringrazio e vi chiedo ovviamente di far circolare questo video per informare, per far sapere tramite la rete che esistono queste cose, sia per sensibilizzare le persone, sia perché in qualche modo diffondere la conoscenza di questa vicenda e la consapevolezza può anche aumentare, diciamo, la forza, la penetrazione anche della protesta, che è legittima, mi sembra. Un ultimo minuto solamente, Gianni, chiudo velocemente. Sì. Il 18 di settembre noi saremo in piazza. Stiamo cercando di organizzare una mobilitazione veramente importante, stiamo cercando di coinvolgere tutte le associazioni, quindi ci siamo presi dei tempi un po' lunghi proprio per far sì che ci sia la massima adesione. I motivi della protesta sono molteplici, sono quattro, sono quelli che abbiamo già affrontato nella conferenza stampa che abbiamo fatto abbiamo seguito il video. Ma essenzialmente vuole essere soprattutto un messaggio nei confronti del Ministero, che da questa parte qua ci sono dei poveri di disgraziati invisibili, ma che tengono duro e che non ne hanno assolutamente voglia di cedere a queste prevaricazioni estremamente fasciste. Perfetto. Ci saremo allora, poi mi darai tutti quanti i dettagli di questa iniziativa. Senz'altro. Perfetto, per il momento io vi ringrazio, vi saluto e di nuovo appuntamento su liberi.tv.
grazie ancora, Sandra D'Alessio e Andrea Spini. Grazie ancora, linea alla regia.